Risalendo la costa del Baltico a sud della Svezia, si incontra una delle particolari curiosità naturali del paese. Un arcipelago di migliaia di isole che per centinaia di chilometri si prolunga fino a nord della capitale, Stoccolma. L'arcipelago è stato chiamato di recente la Costa Blu, un nome coniato ad uso dei turisti che ogni anno, sempre più numerosi, ne esplorano le nascoste bellezze. Ma per Birger Pettersson e la sua famiglia, questa rimane la zona di Sjesmaren, una piccola frazione tra mare e boschi, con una casa, una stalla, un fienile e una darsena, nel paese di Småland, il paese degli uomini piccoli, che le leggende svedesi vogliono duri e caparvi come la loro terra, ricca di sassi e avara di reddito. Da generazioni la famiglia di Birger si dedica alla pesca, l'unica attività insieme all'agricoltura e a qualche forma di artigianato minore che abbia dato la possibilità di sopravvivere in questo paese condizionato dal clima e dalle distanze. Oggi la situazione è cambiata. I trasporti e il commercio hanno favorito la diversificazione della vita anche sulle isole. Le attività che a un tempo permettevano solo di sopravvivere oggi sono fonti di un dignitoso guadagno che tuttavia va ancora sudato, sfidando gli umori del clima e del mercato. È così che si spiega il gesto di gettare questo pesce. Persici, coregoni, carpe, tinche non hanno mercato e tornano in mare, in attesa che cambi la richiesta. Può sembrare strano parlare di questi pesci e di mare, eppure è così. Il Baltico, da antico lago trasformatosi in mare poco salato, ospita pesci marini ed acqua dolce ed è ancora pescosissimo. Eppure, anche qui, i giovani non seguono più la tradizione. È aumentata la frequenza negli studi superiori ed il fenomeno dell'abbandono della campagna o del mare si allarga, lasciando agli anziani concludere un'era economica e sociale abbarbicata al ciclo delle stagioni e della storia di una civiltà isolana e contadina che scompare. Birger è in fondo uno dei superstiti, ma superstite felice, come dice lui, di un'umanità completamente libera, stretta solo dalle regole della natura che hanno sempre scandito il pulsare della vita della famiglia, dei vicini, delle piccole comunità isolate. La pesca ha i suoi cicli. In ogni stagione, da maggio a novembre, è più abbondante di merluzzo, d'aringa, d'anguilla, di luccio, di persico, di salmone, di passera di mare e tutti hanno un mercato che chiede o rifiuta. A metà maggio, quando abbiamo girato queste immagini, la pesca era incominciata da poco. Il ghiaccio che da gennaio le acque del Baltico fino a qualche chilometro dalla costa, con uno spessore di parecchie decine di centimetri, se n'era appena andato. Birger si dedica alla pesca costiera in acque che sono proprietà della sua famiglia da generazioni.
La sua specialità e la sua fonte di maggior guadagno sono le anguille e il merluzzo. Nell'arte di affumicare è riconosciuto come uno dei migliori della zona e non c'è festa di famiglia che non veda in tavola il suo capolavoro, l'anguilla affumicata. Birrier, nato su un'isola, si è spostato sulla terraferma sposandosi. Vive nella casa dei suoceri, dove al piano terra abitano anche i cognati. Marianne e i figli Anders e Birgitta sono la sua famiglia. Oggi è il compleanno di Birrier e la moglie, Marianne, scende dalla cognata a farsi dare uova e latte per una torta. Al pian terreno vivono infatti i due fratelli di Marianne, Roland e Arne, e la cognata Barbro. Roland è un po' il capo famiglia. A 18 anni, per la morte del padre, ha dovuto prendere le redini di casa e fra gli stenti di allora crescere le tre sorelle e il fratellino Arne, che era appena nato. Poi Arne ha sposato Barbro e Roland è rimasto a fare quasi da nonno ai figli del fratello e delle sorelle. Sono Roland ed Arne ad occuparsi della fattoria e dei campi. Si coltiva grano, orzo, avena e patate. Barbro si occupa delle galline e dell'orto e con Marianne tesse tappeti e sferruzza a maglia. Il reddito della famiglia è però dato dal taglio dei boschi e dall'allevamento del bestiame. Arne incrementa le entrate della famiglia lavorando a tempo parziale per il comune. D'inverno ha infatti più tempo da dedicare ai problemi burocratici. Nelle altre stagioni con Roland è occupato nel lavoro dei campi, nel taglio del fieno e dei boschi. L'autunno poi è anche dedicato alla caccia, alla riparazione della casa o della stalla, alla manutenzione di attrezzi e macchinari e al trasporto della legna da accatastare nella legnaia. Serve per riscaldare acqua e casa. I tre figli, un maschio e due femmine, tornano solo per la fine di settimana. Le figlie lavorano e il figlio studia all'università. Nella stalla il bestiame aspetta un avvenimento che si ripete ogni anno. Dopo 8 mesi di clausura potrà vivere all'aperto. L'uscita dalla stalla è un avvenimento curioso che è vissuto da tutti come il segno che l'estate è vicina. È l'appuntamento con il ballo dei bovini. Fino a metà ottobre il bestiame sarà libero di spostarsi per boschi e prati. Poi i manzi saranno venduti e nella stalla rimarranno solo vitelli e riproduttori. Per Marianne è venuto il momento che preferisce. Le torte e i pasticcini sono infatti la sua specialità. Oggi Birrier compie gli anni e verso sera si farà festa. Ci saranno tutti, parenti ed amici.
A mezzogiorno, una volta finita la torta, Marianne e Birger se ne andranno alla cappella dei pescatori. È una tradizione che non vogliono infrangere. L'indomani poi, di domenica, la festa continuerà coi figli e il nipotino e l'impegno in cucina si farà più pesante. Arne è lo specialista delle riparazioni. Da buon contadino sa fare di tutto. Lavori da carpentiere, meccanico, muratore, idraulico, elettricista. La città più vicina è a 60 chilometri e quindi si fa prima a fare da sé. Dopo l'inverno e la pressione del ghiaccio, anche i pontili hanno bisogno di riparazioni. E se non è il pontile, è la barca o il motore. Fa fresco sul mare, ma Marianne e Birger sono felici di essere sul mare e di andare alla cappella. Prima ci andavano spesso e nella cappella ci si sono anche sposati. Ora c'è la chiesa nuova in paese e la cappella è affidata alle cure degli abitanti di Wedershare, l'isola su cui si trova. È un luogo di culto famoso. L'isola, infatti, è stata scenario per un film tratto da un romanzo di Strindberg. La chiesetta, fino a qualche decennio fa luogo di culto per i pescatori, risale al 1600, ma la tradizione dice che qui una cappella c'è sempre stata. Le pitture su legno sono di fattura artigianale, mani di pescatori ingenue e semplici. Thank you.
La figlia di Birger, Brigitta, si è sposata con un medico. Vivono in città, ma per l'estate si sono fatti la casetta al mare. Lo zio Roland ha deciso che intorno alla casa ci stia bene una staccionata fatta all'antica. Tronchi d'abete tagliati d'inverno resisteranno per 30-40 anni ed impediranno ad alci e caprioli di devastare il giardino. Il sistema gliel'ha insegnato il nonno quando aveva 95 anni e Roland era un bambino. Questa staccionata, dice, vi farà ricordare di me. Den här lärdomen fick jag av min morfar. Han var 95 år när han lärde ut den här konsten. Det kan ju tyckas att inte far har gjort det, men tyvärr så avled han före. Birger intanto si prepara a partire per la pesca. È accompagnato dal figlio Anders, l'unico delle due famiglie ad aver scelto il mestiere del padre, nonostante abbia regolarmente finito l'istituto tecnico commerciale. Partono per la zona di mare più distante, dove hanno posato le reti per i merluzzi. Più tardi, nella stagione, altre reti più grandi, che richiederanno anche l'aiuto degli altri, saranno calate per la pesca delle anguille, quando lungo le coste ci sarà la migrazione di massa. La zona di pesca si trova vicino all'isola dove è nato e vissuto Birger. È un'isola proprio al limite del mare aperto. È la zona preferita di Birger. Là conosce tutti gli anfratti, gli scogli, le correnti, le profondità e il movimento del pesce. Più che nelle baie dell'arcipelago, è là che Birger si sente davvero pescatore. Ed è là che ogni volta riesce ad insegnare qualcosa di più a suo figlio. Un giorno sarà lui a dover andare da solo a compiere tutti quei gesti e quella fatica che da generazioni si susseguono stagione dopo stagione nel mestiere che dipende, come il contadino, da tutti i capricci della natura. La bandiera nera del galleggiante segna la rete di Birger. Oggi il mare è calmo e l'unica fatica sarà tirare a bordo le decine e decine di metri della rete. Diverso quando il mare è grosso, in autunno. L'acqua è gelida,
la barca squassata dalle onde e l'equilibrio precario. Cadere in acqua con stivaloni e tute è davvero pericoloso. Birrier ha imparato a misurare i gesti e i movimenti sincronizzandoli con quelli della barca, della rete e del mare. La pesca è discreta, non è ancora la stagione dei merluzzi più grossi. Quelli sono ancora in alto mare dove l'acqua in profondità dà più cibo. È ora di chiamare Marianne e dirle il risultato. La radio è un mezzo per tranquillizzarla e per farle sapere dov'è e se torna a casa. Ma oggi non si torna a casa subito, si va a Grindø, nella sua isola. L'isola Natia, una volta fiorente nucleo di pescatori, oggi non ospita che una famiglia che ci vive tutto l'anno. È quella del cugino di Birrier, Ture, che ci vive con la moglie, Marie. Hej Karl, det var roligt att få se att det finns folk här på en ö när jag kommer hem. Ja, det var väldigt roligt. Jag måste kunna ha en hälsopol. Hej Karl, det var åh, det var trevligt att se dig här. Och att du tar emot sådana här fiskar som mig. Hej Karl. Hej Karl. Ja, det var väldigt roligt. Hej Karl. Hej Karl. Hej Karl. Hej Karl. Hej Karl. Hej Karl. Hej Questa è la casa dove è nato Birrier, più di 60 anni fa. La via del ritorno si approfitta per liberare la rete dai pesci e per pulirla. È un'operazione che precede l'incassettamento e la consegna alla cooperativa. Nel porticciolo di Flatvarp, altri pescatori appena rientrati compiono gli stessi gesti. Birrier questa volta si è limitato a vuotare una sola rete. Il risultato è soddisfacente. 250 kg di merluzzo che sarà pagato poco più di un franco il chilo. Det är långt i groggen det här.
Ora non resta che mettere le cassette al fresco nel container che la società acquirente ritirerà nella nottata per trasportarlo alla lavorazione finale. È pesce destinato alla Francia. Finita la consegna, quattro chiacchiere con i colleghi, sulla pesca naturalmente. Sulla via del ritorno, Birger e Anders si fermeranno ad invitare i vicini alla piccola festa di compleanno. Noi, intanto, andiamo a curiosare nel bosco. Ci dovrebbe essere l'oggetto di tanti racconti di caccia. L'alce è un animale flemmatico. Questa femmina avrà fra poco un vitello e fra un paio d'anni potrà entrare nel mirino del fucile di Birger. Ogni anno in Svezia se ne uccidono 200.000 capi. Ce ne sono troppi. Birger intanto è in giro a fare inviti. Sono amici che non si vedono dall'ultimo autunno. L'incontro è anche occasione per un po' di commercio. L'offerta è un magnifico luccio, buono per un patè. E c'è tempo anche per quattro chiacchiere e un drink. È il tramonto e Birger finalmente festeggia i suoi 61 anni. Tocca alla figlia incoronarlo col tradizionale serto di fiori, mentre gli altri intonano il canto d'auguri. Birger commosso ringrazia e racconta dell'altro compleanno. Anche allora c'era molta gente, ma oggi è molto meglio. Marianna allora gli offrì un viaggio a Helsinki. Ed ecco il capolavoro di Marianne, poi seguirà quello di Barbro. La decorazione è fatta di piccoli pesci che Birger riconosce con un po' di ironia. La festa, in tutte le comunità del nord, ha ancora il significato che aveva un tempo, quando il trovarsi riuniti significava affrontare grandi distanze con la barca, col carretto trainato dal cavallo e spesso a piedi o sugli sci.
Oggi è più facile trovarsi e tuttavia, di tutte le tradizioni che lentamente si vanno perdendo anche in queste regioni, le feste legate agli avvenimenti di famiglia o alle ricorrenze delle stagioni sono le uniche manifestazioni che reggono all'incalzare della modernità. Anche Marcus, il primo nipotino di Birger, sembra apprezzare il lato dolce della riunione. Ecco, così vi abbiamo raccontato una giornata di Birger, pescatore del Baltico. Qualche anno fa con la famiglia, ed era il suo primo viaggio fuori della sua regione, Birger partì per la grande avventura, la visita in Ticino. Una volta o l'altra ce la racconterà.